Oggi qui al Politecnico di Milano è stata presentata la Carbon Policy Agenda. Come ADL Consulting abbiamo contribuito anche quest'anno a delineare maggiormente gli aspetti legislativi e politici che ci sono dietro i dati che oggi sono stati presentati. Il report di oggi è una vera e propria bussola di riferimento per gli stakeholder politici, perché fornisce dei dati certi che possono far sì che le politiche prese in futuro possano avere una valenza scientifica, il che è fondamentale per la creazione di policy adeguate, soprattutto su un argomento così importante come la decarbonizzazione. Di settori importanti ce ne stanno almeno tre: quello che si riferisce alla mobilità, quello del settore industriale e quello del settore residenziale. Più o meno pesano più o meno quasi tutte e tre nella stessa percentuale. Quello residenziale, secondo me, è più decisivo, presenta più semplici margini di manovra, perché il residenziale fondamentalmente si tratta di supplire a un bene evolutorio che è il comfort, mentre quello industriale parliamo di produzione di beni, quindi c'è un valore aggiunto importante. Quello invece residenziale c'è un valore aggiunto molto ridotto, quasi quasi una questione di spreco. Allora, il punto fondamentale è questo: che il residenziale, inquadrato secondo la normativa europea, cioè di portare l'abitazione condominiale dalla classe G attuale a innalzarla a qualche classe superiore, porterebbe, se fosse applicata a tutti i condomini italiani, un risparmio esattamente della stessa quantità di gas che si importava dalla Russia. Il problema quindi non è un problema solo ecologico, ma è un problema anche di tipo economico, perché questo ci porterebbe a un risparmio notevole in bolletta e un'indipendenza dalle fonti energetiche che sono per la quasi totalità situate in paesi che in questo momento o da sempre hanno presentato dell'instabilità. Quindi il problema della decarbonizzazione non è un problema semplicemente ambientale, ma è di sicuro, anzi lo sarà nel futuro, un problema sempre più economico, perché ci potrà permettere di affrancarci dalla fornitura estera con tutti i problemi strategici conseguenti e di avere una stabilità nel prezzo. L'energia rinnovabile, a differenza di quella fossile che deriva da un giacimento e come tale e tende ad esaurirsi, quella rinnovabile si rinnova e l'unico costo è l'impianto iniziale, quindi si sa quanto si spende e poi per 20-25 anni il prezzo è stabile in questo senso. Ecco perché penso che l'energia, la decarbonizzazione, soprattutto nel residenziale, dove esistono tutte le tecnologie per ridurre notevolmente il consumo, sia il settore più importante.